Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul server 2. Siamo su Lords of the Fallen e perché mi trovo di nuovo qui? L'avete già vista questa parte nello scorso gameplay. Sì, il punto è che io nel frattempo ne ho registrato un altro di gameplay i cui files sono andati persi. Quindi, siccome voglio farvi vedere tutto il gioco e voglio farvelo vedere per bene, ho deciso di tornare indietro e di farmi tutta questa parte che ormai conosco in run, praticamente tutta di corsa. Adesso dobbiamo rifarci il tutorial, ma skipperò le parti noiose. Possiamo usare questi o questi. Qual è il punto? Modalità agilità, modifica agilità 3% con i pugnali normali. Con questi abbiamo il 4%, sembrano migliori. Prendiamo questi. Ok, già c'è una differenza rispetto al gameplay dell'altra volta. Un'altra differenza è che ho una maggior consapevolezza dell'ambiente circostante e soprattutto del fatto che questi tizi non possono farmi troppo male. Come potete vedere ho anche inserito la webcam. Dai dai, su. Non mi va di pozzarmi, vieni qua, attaccami. Porca vacca, m'ha preso, mi devo pozzare. Ragazzi, in salto. Ok ragazzi, allora, questo bietolone qui è piuttosto forte, nel senso che è proprio forte. Cioè ha una potenza estrema. Se ti becca con un certo colpo ti fa un male porco. Noi cerchiamo sempre di rimbambirlo muovendoci velocemente. È l'unica cosa che possiamo fare, perché lui è lento fortunatamente. E quando fa questo tipo di attacco si scopre del tutto. Cominciamo a spaccargli l'armatura, Non devo essere frettoloso. Quando tira quel colpo lì diventa vulnerabile per tipo 3 secondi, però sono 3 secondi preziosissimi durante i quali si può tentare di attaccarlo in maniera pesante. Eccolo qui. La cosa migliore in quel caso è trovarsi in direzione favorevole per un attacco pesante. Questo io ricordo, ragazzi, sono tutte cose che non è che me le sto inventando, le ho semplicemente imparate nella mia prima run. Là. Sì, ma è mancato. No, no, no. Questo uomo mi carica. Eviti una pozione, va, perché se mi fa quell'attacco lì io sono fottuto. No! È partito con la combo. Questa combo fa veramente male. Bevi, bevi. Ok. Il Lord Custode sta per schiattare. Sì! No, no, è partito, è partito! Sì! Tre. Vai, muori, bastardo. Oh, ragazzi, è dura, Questo l'avevo già sconfitto. Quindi adesso so cosa avverrà. Io verrò... Ecco qui. Ho preso praticamente, come accadeva in Dark Souls, parte della sua essenza. Riprendevi le anime, qua prendi una roba del genere, più o meno. È la stessa cosa. Molto simile in queste meccaniche. Cos'era? Uno di quei lord di cui Caslo parla sempre? Caslo è il tizio che è al portone, no? Quello che ci ha accompagnato qua dentro, con cui... abbiamo condiviso la prima parte del nostro viaggio. Io vi ricordo, ragazzi, che non ho la più pallida idea di chi sia il nostro personaggio. Finora abbiamo raccolto in giro delle pergamene che ci spiegano più o meno cosa avviene in questo posto. Sappiamo che dobbiamo incontrare un pezzo grosso, che non sappiamo ancora in realtà se sia buono o se sia cattivo. Quelli di cui sappiamo meno sono proprio Caslo e il nostro protagonista. E la cosa mi sta dando particolarmente fastidio, perché potrebbe andare avanti così, potrebbe andare avanti a fornirmi dettagli su tutto, tranne su un personaggio che dovrei amare alla fine, cioè il protagonista. L'esperienza che guadagni, ok, questa cosa già l'ho vista come funziona. Funziona in questo modo. Con il gamepad, con i due grilletti, noi possiamo andare a distribuire i punti incantesimo e punti caratteristiche in base al grilletto che premiamo. Tipo, guardate in basso,
Punti caratteristica li ho alzati così, punti incantesimo li ho alzati così, dipende dal grilletto che premiamo. Questa cosa, riempiendo questi due indicatori, si va ad accumulare punti. Adesso sto ancora a zero perché ho pochissimi punti da distribuire di XP. Ma quando riusciamo a riempire una barra, riempiremo un punto caratteristica. E io so già come lo impiegherò il mio punto caratteristica. Lo impiegherò per aumentare la mia fede. E aumenterò la fede perché con la fede, con un punto in più di fede, riusciamo a sbloccare un incantesimo. Il primo degli incantesimi che abbiamo, che se non sbaglio è preghiera, eccolo qui. E altro non fa che creare un nostro clone, in realtà. E questo clone che cosa fa? Distrae i nemici. Quindi quando siete un po' nella cacca, attivate il clone e loro se la prendono con lui. Da qui in avanti, ragazzi, io ho letto tutti i documenti, ho letto tutto quello che c'era da leggere, ma siccome ho riniziato il gioco, li leggerò di nuovo per farli leggere a voi, insomma. Vabbè, qui ci fa un tutorial su come backstabbare i nemici. È piuttosto semplice, in realtà. Dà anche un certo gusto. No, non ce l'ho fatta. Dovete essere proprio precisamente alle spalle, se no non funziona. Qua conosciamo i giudici. Questi tre giudici hanno distrutto un dio cattivo, credo, a questo punto, un dio malvagio, e poi si sono divisi. Poi verranno fuori altri personaggi che sono i lord, che sono praticamente adepti di questo dio, e vengono descritti come dei personaggi cattivi, quindi diciamo che sono la controparte malvagia di questi giudici. Fai cagare! Muori! E dai, su, muori! Schiatta! Ho ammazzato un boss, ho paura di te adesso. Allora, qua c'è una porta che tra l'altro non è fondamentale aprire, però ci porta in quest'altra zona. Non capisco perché non riesco più a fare le combo. Ah, aspettate, forse ho capito una cosa. Guardate. Ah, ok. Quando attacchiamo premendo in avanti, otteniamo questo che sbilancia i nemici, un calcio. Sei già morto? Minchia. Ok. Altra pergamena, non potremo resistere ancora a lungo. Dobbiamo trovare un rifugio, un luogo con pareti e soldati. Potente Antanas, ci incamminiamo. Questo Antanas, altri non è che il personaggio importante che stiamo cercando insieme al nostro amico. E dalla lettera che abbiamo appena letto, dedurrei che si tratta di un buon monarca, visto e considerato che qui c'è gente che gli chiede asilo politico per proteggersi da qualcosa. Chi erano esattamente i lord? Possedevano un potere per noi impensabile. Combatterono ferocemente seguendo ciecamente il dio. Chi provò a parlare con loro, a ragionare con loro, fallì. Ecco, quindi abbiamo i giudici che hanno ucciso il dio e i lord che erano servitori di questo dio. Guidavano l'esercito dei Rogar contro gli esseri umani. Quindi deve esserci stata una guerra. Il dio con i suoi Rogar, che non so chi cazzo siano, ma penso schifezze simili a quello che ho appena ammazzato su per le scale. Quindi sto dio aveva l'esercito di Rogar e i lord erano i suoi seguaci, mentre i giudici, questi quattro, se non ricordo male, giudici, combattono per gli uomini e infatti hanno ucciso il dio. Potrei aver sbagliato qualcosa, ragazzi, perché in mezzo a tutta questa confusione mortale di nomi e casini vari ci si perde facilmente. Perché sto cercando di capire la storia di questo gioco? Perché se sarà bella me la godrò, se sarà brutta vi farò capire cos'è che non mi piace delle storie fantasy, ma non sto dicendo che sia brutta, adesso la storia è appena iniziata. Quando si svilupperà cercheremo di esaminarla dal punto di vista proprio narrativo e vedremo qual è la vera essenza della vicenda e qual è invece tutto il contorno, tutta la lore. Vedremo se c'è il 90% di lore e il 10% di narrazione o se sono un buon 50-50, cosa che io spero. Bene, allora, usiamo questo coso qui.
Grazie a questo arnese dovremo riuscire a riempire almeno un punto caratteristica e vaffanculo, mi ha dato il punto incantesimo. Ok, datemi un attimo ragazzi, devo prendere qualche punto di esperienza in più. Lagga, ragazzi, sto gioco lagga, è stato ottimizzato pessimamente per PC. Cavacca. Ma a me sembra di aver ucciso gli stessi nemici dell'altra volta. Ah, però aspettate, l'altra volta sono morto un bel po'. Quindi ho accumulato molti più punti esperienza. Perché ho ucciso a rotazione tutti i nemici che c'erano in giro. Più di una volta. Sì, sì. Attacca, attacca. Tu mi dovresti dare un po' più di esperienza rispetto a quei pesci piccoli lì. Muori. Ok, raccogliamo sti frammenti. Ho fretta di ucciderli perché uccidendoli prenderei l'incantesimo. E se è utile la metà di quanto ricordi, ci troviamo di fronte ad un'arma potentissima. Benissimo, adesso abbiamo un punto incantesimo e abbiamo un punto caratteristica. Andiamo ad aumentare la fede di 1. La portiamo a 9. Ok. Dopodiché andiamo sugli incantesimi e portiamo la preghiera a 1. Lo vogliamo provare? Ve lo faccio vedere, ragazzi. Ve lo faccio vedere nella piazza qua sotto. Vedete come sono diventato atletico nel frattempo. Guardate l'icona in basso a destra. Adesso è grigia perché l'incantesimo deve ricaricarsi. Però, come potete vedere, c'è questo simulacro rosso. Il problema di questo incantesimo è che sì, distrae i nemici, ma quando voi siete in prossimità del vostro simulacro infuocato, non vedete una ceppa. Quindi combattere diventa piuttosto difficoltoso, proprio a livello visivo. Diventa un po' complicato capire dove è il vostro avversario, dove siete voi. Piccolo, secondo me, difetto nel gameplay. Adesso che abbiamo attirato questo tizio, torniamo giù. Lasciamo ricaricare il nostro incantesimo. Ok, è carico. Adesso vi faccio vedere come funziona. Lui se la prenderà con il mio clone. E io posso picchiarlo. Ovviamente il clone non è eterno, ha una durata. Sarebbe troppo bello se rimanesse lì vita natural durante. E credo che si debba usare anche con una certa accortezza, perché in certe situazioni si rischia veramente di sprecarlo. Muori. Quando si finisce la stamina, i colpi sono veramente deboli e non si riesce a colpire in modo efficace. Devo imparare a capire quanti colpi occorrono prima che la stamina si esaurisca. Allora, qui abbiamo una leva, ma non so se sia la leva che ho aperto l'altra volta, sapete? Credo ci sia un'altra leva dall'altro lato. Non vorrei sbagliarmi. Salta giù. Ecco qua. Help me. Help. C'è un tizio che ha bisogno di aiuto e sta lì. Oh, qui c'è un nuovo tipo di nemico. Non particolarmente forte da quello che ricordo, ma... Comunque rompiscatole. No! No, mi ha ammazzato, porca vacca! La verità è che in questo gioco, per imparare i tempi dei nemici, bisogna combatterci più volte, perché è questo lo spirito, è molto simile allo spirito dei Souls in realtà. No! Perché sono rientrato? Non mi sto fissando che lo devo ammazzare, è solo che... Muori. Schiatta, maledetto. Solo che se lui non si leva dal piffero, io non posso tirare la leva. Io sento gridare qualcosa. Sembrerebbe un drago, una creatura schifosa. O sono quei tre che fanno tutto sto casino? Volevo bere una pozione, invece ho usato il mio incantesimo. Sono stato un fesso. Backstabbato.
Anche se l'altro si è allarmato decisamente. Oh cazzo, non ci ho fatto caso che stava arrivando. Oh, 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 via, via. Oh, mi urlano contro. Oh, è questo? Oh, siete troppi, ragazzi. Io chi devo picchiare prima, porca vacca. Continuo a morire, ragazzi. Continuo a morire per andare di fretta. Stesso identico errore di Dark Souls. Si fa lo stesso identico errore, perché ti secca non poter andare avanti per colpa di un nemico ancora in vita. E là! Abbiamo finito di rompere le scatole tutti quanti? Spero di sì. Andiamo a parlare con il monaco. You help me, please. Ok. Che hai fatto alla mano? Veleno di ragno brucia come il tocco di Adir. Non sappiamo chi sia Adir, ma evidentemente il suo tocco brucia. Taglia la ferita e succhia il veleno. È tardi, si è già diffuso, non posso fare niente. C'è solo un modo per fermarlo, amputare l'arto infetto. Io sono molto pragmatico. Vuoi che mi tagli un braccio, ma sei pazzo? Allora presto vedrai i giudici. Questi giudici sono tipo degli dei buoni a sto punto. Se hanno ammazzato il dio cattivo, signore dei lord, saranno degli dei buoni. Se lui morendo va dai giudici, fai uno più uno. Va bene, non se ne parla. Ma io dico va bene. Te lo taglio io il braccio. Dammi il braccino, da. Là. Da dove ho tirato fuori quell'ascia? Beh, ce l'avevo nell'inventario. Grazie, ti devo la vita, straniero. Aspetta, non sei uno dei monastici. I marchi sul tuo volto. I marchi sul mio volto. Un dono della corte per ricordarmi i miei peccati. La corte sarà un tribunale, possiamo presumere. Ti prego, e io ho fatto qualcosa di male per meritarmi quei marchi. Sono i marchi di un condannato a qualcosa, ma non ancora sappiamo nulla di lui. Sappiamo più del mondo che lo circonda che di lui. Però adesso è ancora tutto molto molto nebuloso. E gli dico, cercati un guaritore, oppure come faccio a entrare nella cittadella, oppure allontanati. E gli chiederò come faccio a entrare nella cittadella. Devo entrare nell'edificio principale, sto cercando Antanas. Antanas è nella cittadella, ma i cancelli sono stati chiusi non appena i Rogar hanno iniziato a pullulare. È impossibile entrare. Ok. E anche se ci riuscissi, non so se troveresti qualcuno vivo. Sono piovute fiamme e qualcosa si è schiantato sulla torre. Ok. Credo che la piazza dei giudici sia l'unico modo di entrare nella cittadella, se non è già stata distrutta. Forse lì potrai trovare un passaggio. La piazza dei giudici, ok. Allora, lui ha appena detto che, siccome ci sono i Rogar, che sono quei tizi che stanno in giro, che sto picchiando da un'ora e mezza, la cittadella è stata chiusa, barricati là dentro, si sono barricati là dentro. E che una torre è saltata in aria perché qualcosa di infuocato l'ha distrutta. C'è un drago in giro probabilmente? Spero di no, spero che non sia un drago. Spero che qualcuno l'abbia attaccata semplicemente come una catapulta. Cercati un guaritore, gli dico. Ok. Qualcuno deve ricucirti, non durerai a lungo in questo stato. Infatti dovresti già essere morto dissanguato, tipo con un braccio. Sono io il monaco guaritore. Sì, vedo l'ironia della situazione. Vedo l'ironia della situazione. Sì, sono nel laboratorio, ma è pieno. Ok, devo andare nel laboratorio. Perché se no. Ok. Allora, devo andare a dargli una mano, perché se no lui muore dissanguato. E intanto gli regalo una pozione. Quanto sono buono, ragazzi. Quanto sono buono e altruista. Posso parlarci ancora? Grazie, se arriveremo vivi alla cittadella di Keystone, spero di incontrarti ancora. Oh, allora, diamo un'occhiata qua sotto. 1, 2, 3, 4, 5. Porca vacca, è pieno di sti schifo mostri. Ok, allora io direi che forse è il caso. La porta è chiusa dall'altra parte. Di qua invece è aperto. E questo deve essere il merdo ragno che ha morso il monaco. Spero che non sia troppo resistente.
Oh, porca vacca. Pensavo di averlo backstabbato. Non so, basta un colpo per loro? Fanno un rumore bruttissimo, uno stridio fastidiosissimo. Ecco, l'attacco in salto si fa parecchio più male, eh. Come apertura è ottima. Perché è mascherato? Sembra mascherato. Tu, vattene via, non farmi male. Don't hurt me. Bella la maschera, dammela. Non ho intenzione di ucciderti, ma dammi la maschera, che figa. Questo posto è infestato dai demoni, fuggi se ti è cara la vita, non voglio ucciderti per ora. Ma sì, facciamo un po' i duri. I won't take your life. E che altro gli possiamo dire? Non ho niente da darti, risparmiami. Non è vero che non hai niente da darmi, hai la maschera che mi piace. Non ho intenzione di uccidere, questo posto è infestato dai demoni, fuggi se ti è cara la vita, gli dico. Sono fuggiti tutti nella cittadella. Antanas, il nostro leader, ha giurato di segnalare la via per l'entrata rimanente. Ma non posso andare a caccia di indicazioni con tutti questi mostri, sono in trappola. Allora, mi sembra di capire che io debba togliere di mezzo tutti i mostri per permettere a questo tizio di cercare il modo di entrare nella cittadella. Cercherò queste informazioni. Ascolta, questo ciondolo ti aiuterà a scovare le indicazioni di Antanas. Io ne conosco tre, cercale. Quando avrai trovato le indicazioni lasciate da Antanas, torna. Se mi aiuterai ti darò una ricompensa molto interessante. Meno male che non aveva niente, c'aveva un ciondolo, c'ha le ricompense. Adesso è saltato fuori che ha tutto sto stronzo. Ah, ok, questa è la porta del tizio. Ci hanno inserito anche questi elementi Dark Souls-eschi con le strade che si ricongiungono, ma credo che sia tutto microscopico rispetto a Dark Souls, che lì si ricongiungeva veramente una roba lunghissima. Qui, tipo, entri nella porta di sinistra, poi torni nella porta a destra, nulla di così complesso. Non vanno a crearsi degli shortcuts veri e propri. Finora, magari poi il gioco ci sorprenderà. Andiamo avanti. Quello che mi dà fastidio invece è che il gioco laghi. Questa cosa non capisco perché, visto che comunque non è un titolo chissà quanto pompato graficamente parlando. Alright. Adesso li ho fatti incazzare, mi sa. Quando ci sono due nemici, praticamente quasi non ha senso bloccarli. Oh, che schifo, lasciami. Mi ha pomiciato, ma che schifezza. In realtà sono già abbastanza contento di essere arrivato qui. Vorrei arrivare al prossimo checkpoint, se devo essere sincero. Torre di guardia a nord. Madonna ragazzi, che backstabbato. Purtroppo la camera è sempre pessima su queste cose, non ti fa godere mai l'azione. Si sono sbattuti a fare le animazioni degli accoltellamenti e queste cose qui, ma non ti riesci a godere niente perché la camera fa sempre cagare. No! Partito un filmato. Ragazzi, nuova arma. Merda, che botta, che cos'è? Sfrutta l'energia magica per sferrare vari tipi di attacco da lontano. Prova a sperimentare con tutte e tre le modalità. Suggerimento, vale decisamente la pena di forgiarlo più avanti. Che vuol dire di forgiarlo? Se ce l'ho vuol dire che è già stato maglio magico proi. Ok. Maglio magico esplode. Magia insufficiente. Ah, consuma il mio mana. Però è figo. È figo, ma non mi consente di utilizzare due pugnali, e visto e considerato che il mio stile di gioco vorrebbe essere quello a due pugnali, mi dispiacerebbe non poter utilizzare due armi. Però effettivamente io finora ho usato sempre un solo pugnale. Ah, ok, abbiamo le tre modalità, quindi due pugnali, pugnale e guanto, pugnale e scudo. C'è un arciere che cercheremo di backstabbare con agile mossa. Gli arcieri fan cagare, cioè sono veramente degli scarsoni, ed è giusto così, alla fine non vedo perché dovrebbero essere dei soldati straforti. Questo muore facile. Ok, a questo punto stiamo solo vagando, non ho idea di dove ci stiamo dirigendo, ma è tutto abbastanza claustrofobico per il momento, ci sono poche zone aperte.
o perlomeno ci sono, ma quando si va al chiuso si assiste a una vera e propria chiusura degli ambienti. Ma io sono già stato qui, che c'è un barile aperto. Oh, 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 è vero, sono già stato qui. Bene, allora si stanno cominciando a ricollegare fin troppe cose. E io rischio seriamente di perdermi in tutto ciò. Qui ho esplorato tutto quello che potevo esplorare. Ho parlato io, mi sono cagato addosso, ma penso di aver parlato io a questo punto. Bene, muro maestro. Proviamo a leggere. Oh, porca di quella vaccaccia lurida. Madonna, ragazzi, mi ha segato con un colpo solo. Lo so, ragazzi, mi sto muovendo imprudentemente, ma voglio verificare una mia teoria. Come ho fatto a morire? Ah, avvelenamento. Ok, ragazzi, tutte le anime che avevo preso prima sono andate perdute. Tutte. Quindi di tanto in tanto mi conviene tornare indietro e scaricare tutto quello che ho qua dentro. Io praticamente finora ho combattuto a vuoto. Va bene, ragazzi, abbiamo capito lo spirito del gioco, abbiamo capito che tutto quello che abbiamo passato finora era soltanto l'inizio e spero che questo gameplay vi sia piaciuto, spero che vorrete vederne un altro perché io ho intenzione di proseguire con questo gioco. Fatemi sapere, ragazzi, al prossimo episodio.